Ciao amici di Top The Top, bentornati nel nuovo video di questa settimana. Faremo un giro intorno al mondo alla scoperta di 10 meraviglie naturali fra le più belle del mondo. Questo sarà il primo video di questa serie. In futuro ne usciranno altri. Le meraviglie che esistono sul nostro pianeta sono tantissime, e Top The Top vuole raccontarvele tutte. La natura ci riserva degli spettacoli incredibili, ed esistono dei particolari luoghi sulla Terra che ci lasciano senza parole, per la bellezza e la particolarità di quei posti incontaminati. Agli occhi di molti sono dei piccoli angoli di paradiso. Ogni luogo che andremo a visitare è entrato a far parte dei patrimoni dell'umanità dall'UNESCO. Sperando che il video sia di vostro gradimento, vi auguriamo buona visione. E non dimenticate di fare l'iscrizione al canale, e mettere mi piace. In decima posizione. La foresta di pietra, o anche Shilin, è un importante raggruppamento di formazioni calcaree situate nella provincia dello Yunnan, nella Repubblica Popolare Cinese. Le rocce alte sembrano uscire dalla terra come delle stalagmiti, con molti che sembrano alberi pietrificati, creando così l'illusione di una foresta di pietra. Nel 2007 è stata proclamata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Copre un'area di 350 km quadrati, e si crede che queste formazioni, causate dall'erosione del calcare, abbiano 270 milioni di anni. Secondo la leggenda, la foresta è il luogo di nascita di Ashima, una bellissima ragazza del popolo Yi. Dopo che si innamorò, le fu proibito di sposare il corteggiatore che aveva scelto, e contrariati dal suo rifiuto la trasformarono in una pietra nel mezzo della foresta, che mantiene ancora oggi il suo nome. In nona posizione. I Camini delle Fate, o anche Piramidi di Goreme, si trovano in Turchia, nella Cappadocia, antica regione dell'Asia Minore abitata sin dall'età della pietra. I pinnacoli si trovano su un altopiano, a circa 1100 metri d'altezza, e sono dei rilievi rocciosi che hanno di solito la forma di un prisma sormontato da un cono. L'origine dei Camini delle Fate è dovuta all'erosione di rocce vulcaniche che si sono depositate a seguito di eruzioni di due vulcani, Loasan Da e Lercies Da, ormai estinti circa 8 milioni di anni fa. Le loro ceneri e lapilli hanno formato ampie distese di tuffo, organizzate in strati spessi diversi metri e caratterizzati dall'avere colore e consistenza diversi. Le erosioni successive ne hanno modellato il caratteristico aspetto attuale. Sono composti di tufo, limo o roccia vulcanica. Il Parco Nazionale di Goreme è patrimonio UNESCO dal 1985. In ottava posizione. Le grotte di Benagil sono le più popolari di tutte le grotte marittime del Portogallo. Sono situate sulla costa atlantica, nel comune di Lagoa, Algarve. È un sito naturale nato migliaia d'anni fa, grazie alla forza dell'acqua che ha scavato per millenni la falesia di Arenaria, creando una suggestiva caverna. Deve la sua spettacolarità, grazie anche al fatto che una parte della volta è crollata formando un'apertura circolare, da cui i raggi del sole inondano l'acqua trasparente, e la sabbia dorata al suo interno. L'atmosfera che potrete ammirare sembra davvero magica. Questo meraviglioso lucernario naturale è ampio circa 20 metri, e somiglia al rosone di un'immensa cattedrale naturale. In settima posizione. I 12 Apostoli sono una serie di faraglioni di pietra calcarea al largo della costa australiana del Parco Nazionale Port Campbell, servita dalla Great Ocean Road, a sud dello stato di Victoria.
La genesi dei 12 apostoli cominciò tra i 10 e i 20 milioni di anni fa, quando facevano ancora parte della costa rocciosa. Il distaccamento è avvenuto per opera della lenta erosione del tempo e dalle onde dell'oceano meridionale. Dapprima si formarono delle grotte, poi delle arcate che cedendo diedero vita a questi faraglioni alti quasi 50 metri. Nel corso degli anni diversi apostoli hanno ceduto alle forze dei venti e dell'erosione. Oggi gli apostoli sono 8, anche se si scorgono diverse formazioni rocciose sotto il pelo dell'acqua. Nonostante il numero dei monoliti sia sempre in cambiamento, è stato adottato il soprannome di The 12 Apostles a scopi puramente turistici. In sesta posizione. La Grand Prismatic Spring, situata nel Parco Nazionale di Yellowstone, è la più grande sorgente calda negli Stati Uniti e la terza più grande del mondo, dopo Frying Pan Lake, in Nuova Zelanda, e Boiling Lake, in Dominica. Essa si trova nel Midway Geyser Basin, ed è situata a circa 12 km a nord del celebre geyser, Old Faithful. La sorgente venne denominata così dai geologi della spedizione Hayden del 1871, per via della sua sorprendente colorazione. I suoi colori brillanti sono in parte dovuti alla presenza di organismi termofili e sono simili a quelli di un arcobaleno: rosso, arancione, giallo, verde e blu. La sorgente ha un diametro approssimativo di 110 metri ed una profondità massima di 50 metri. La sorgente scarica una quantità d'acqua stimata in 2100 litri al minuto ad una temperatura di 70 gradi centigradi. In quinta posizione. La miniera di Naica, situata nei pressi di Naica, nello stato di Chihuahua, in Messico, è una miniera di piombo e argento in funzione ancora oggi, ed è conosciuta per i suoi straordinari cristalli di gesso. Durante una spedizione, nel 2002, venne scoperta una camera di circa 8 metri di diametro che conteneva cristalli di selenite, di dimensioni imponenti, quasi 2 metri. Pochi giorni dopo venne scoperta una grotta più ampia, con altre formazioni cristalline fino a 15 metri di lunghezza e di quasi 2 di diametro. La grotta fu battezzata Grotta dei Cristalli. La temperatura della grotta si aggira attorno ai 48 gradi centigradi, con un'umidità quasi al 100%, condizioni insopportabili dall'uomo se non per pochissimi minuti. Studi ed esplorazioni sono attualmente in corso da parte dell'Associazione Italiana di Esplorazioni Geografiche La Venta. In quarta posizione. Pamukkale, che in turco significa castello di cotone, è un sito naturale dove sono presenti delle piscine di acque termali e si trova nella Turchia sudoccidentale, nella provincia di Denizli, nei dintorni delle rovine dell'antica città di Hierapolis. Il sito copre un'area di 2700 metri di lunghezza e 160 d'altezza e può essere visto da grande distanza, perfino dal lato opposto della vallata, a circa 20 km dalla città di Denizli. Nel 1988 entra a far parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Esistono pochi luoghi al mondo simili a questo, ad esempio le Mammoth Hot Springs, negli USA, le Terme di Saturnia in Italia, e Wanglong, nella provincia cinese di Sichuan. Le caratteristiche formazioni sono costituite da spessi strati bianchi di calcare e travertino, che scendono lungo il pendio della montagna, rendendo l'area simile ad una fortezza di cotone o di cascate di ghiaccio. In terza posizione. Il Grand Canyon è una gigantesca gola lunga 446 km, profonda fino a 1857 metri,
con una larghezza variabile dai 500 metri ai 29 chilometri. Fu creata dal fiume Colorado, nell'Arizona settentrionale. Per la maggior parte incluso nel Parco Nazionale del Grand Canyon, uno dei primi parchi nazionali degli Stati Uniti d'America. Quasi 2 miliardi di anni della storia della Terra sono emersi alla luce grazie all'azione del fiume e dei suoi affluenti che in milioni di anni hanno eroso le rocce strato dopo strato, unita al sollevamento del Colorado Plateau, la regione di cui ne fa parte. L'area attorno al Grand Canyon divenne un monumento nazionale l'11 gennaio 1908 e venne dichiarata parco nazionale il 26 febbraio 1919. L'UNESCO ha inserito il parco nella lista dei patrimoni dell'umanità nel 1979. In seconda posizione. Le cascate dell'Iguazú, al confine tra la provincia argentina di Misiones, per l'80%, e lo stato brasiliano del Paraná per il 20%. Sono le cascate più estese del mondo con una larghezza di 7,65 km. Il sistema consiste di 275 cascate, con altezze fino a 70 metri, lungo 4 km del fiume Iguazú. La maggioranza delle cascate è nel territorio argentino, ma dal lato brasiliano, 600 metri, si ottiene una visione più panoramica della Garganta del Diablo. Le cascate sono condivise dal Parco Nazionale dell'Iguazú, Argentina, e dal Parco Nazionale dell'Iguacu, Brasile. Questi parchi sono stati designati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità rispettivamente nel 1984 e nel 1986. In prima posizione. La Baia di Along è un'insenatura situata nel Golfo del Tonchino, in territorio vietnamita. Fa parte della provincia di Quang Ninh e comprende circa 2000 isolette calcaree con numerose grotte carsiche. La baia si trova a 164 km a est della capitale Hanoi, non lontano dal confine con la Cina. In lingua vietnamita il termine Along significa dove il drago scende in mare. Dal 1994 è un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Along è probabilmente la meta turistica più popolare del Vietnam. I turisti stranieri e locali sono attratti dalla bellezza del luogo, il commento più ricorrente. Questo è un paradiso sulla terra. La baia è considerata una delle zone più ricche del Vietnam dai punti di vista geologico, geomorfologico, storico, culturale e anche da quello legato alla biodiversità. Grazie per aver visto il video. Se è stato di tuo gradimento metti mi piace ed iscriviti al canale.